figura che mi fa piacere incontrare, perché non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, per cui è già invitato per altre occasioni. Mi fa piacere che l'Università di Palermo sia qua presente insieme con Cagliari e con Sassari. Il rettore Manfredi mi ha chiesto esplicitamente di portare i suoi saluti, era molto dispiaciuto del fatto di non poter venire, anche perché noi abbiamo un po' creato un po' di confusione con questo fatto che nella nostra inaugurazione dell'anno accademico sarà presente il Presidente della Repubblica, per cui il professor Manfredi verrà lunedì prossimo qui da noi, per cui abbiamo creato un po' di movimento che ha un po' scombussolato le cose. Allora, io farò sembrano due discorsi, ma in realtà il discorso è unico, c'è un filo conduttore, ok? Allora, intanto il fatto che la nostra città e la nostra università è assolutamente attenta, interessata, vuole partecipare, capisce l'importanza dell'interazione con i nostri colleghi e con il mondo del Nord Africa e con le altre isole, diciamo regioni che si affacciano sul Mediterraneo, però in particolare con le altre isole. E perciò questa collaborazione, come sapete, già esiste. Il fatto che l'Università degli Studi di Cagliari, qui non si vede, ma comunque aderisce a Unimed, che è una fondazione che si è messa, no? Come principio quello di cercare di trovare e di massimizzare la collaborazione tra realtà culturali di paesi del Mediterraneo. C'è anche uno sforzo in più, e noi ringraziamo la Fondazione Sardegna, perché ha messo a disposizione delle borse di studio e noi con molto entusiasmo e devo dire anche abbiamo scoperto una gioventù araba bella, una bella gioventù, e siamo contenti di poter contribuire in qualche modo alla loro crescita e al fatto che possano tornare nel loro paese, certo anche con un livello culturale di quello che possono aver imparato da noi, ma soprattutto perché ci hanno conosciuto. Hanno conosciuto una società diversa, hanno interagito con una società diversa da loro, dove magari c'è anche una religione diversa dalla loro, ma che è una società inclusiva, non è esclusiva. Perché questi sono i concetti che noi vogliamo che i nostri studenti, che siano sardi, italiani, scusate se faccio questa differenza, sardi, italiani o del Mediterraneo, noi vogliamo che abbiano questi concetti e questi principi etici, ed è fondamentale. Questo è il vero significato di essere studente di un'università di studi. Io vi chiedo scusa, ma il significato maggiore non è quello di preparare ad una professione, è anche quello, ma il significato maggiore è un altro, altrimenti facciamo degli istituti tecnici superiori e abbiamo risolto il problema, ma non parliamo dell'università degli studi. E perciò questa è la cosa che mi interessa di più, che mi fa più piacere, per cui ringrazio i rettori del Nord Africa, ringrazio la Fondazione Sardegna che ha permesso questa crescita. E infatti, vedete, sono arrivati 8 ragazzi tunisini, 24 marocchini, hanno tutti imparato l'italiano. E vi aggiungo una piccola parentesi, questo anche per ringraziare il CLA e per ringraziare tutti quelli che contribuiscono a questo. Abbiamo scoperto che molti ragazzi Erasmus che vanno in altri atenei italiani vengono da noi per frequentare i corsi in italiano, cioè adesso cercheremo di convincerli a rimanere qua e non andare via. Però ecco, questo dà un segnale anche di come quando... allora, è possibile, anzi sicuro, che il nostro Ateneo non faccia tutto, ma io vi posso assicurare che quando decide di fare una cosa, lo fa bene. E questo mi fa piacere sottolinearlo. Per cui il fatto di avvicinare i nostri studenti che imparano l'arabo ai ragazzi che vengono, per aumentare l'interazione, per farli entrare sempre di più,
in quella realtà di conoscenza reciproca che è fondamentale per una crescita di rapporti degni di questo nome, perché il rapporto si deve basare su una reciproca conoscenza. Questo è giusto per dirvi che il prossimo novembre faremo una bella festa, perché ci sarà, si festeggeranno le prime lauree. I ragazzi hanno scelto lauree piuttosto impegnative, devo dire, e mi fa molto piacere. E come ho già detto, è una bella gioventù e noi siamo contenti di poterlo ospitare. Per quanto riguarda la Corsica, abbiamo iniziato a fare un percorso insieme con loro, per ora siamo agli albori di quello che potrebbe essere un'integrazione, un'interazione molto più forte e molto più importante, e mi fa piacere che l'Università di Studi di Cagliari, insieme ai colleghi di Sassari e insieme al mondo politico sardo, abbia sposato questa necessità e questa intenzione. Questi sì sono gli incontri che ci sono stati nella Aula Magna dell'Università degli Studi di Cagliari, dove in questo convegno, vedete, c'è stata l'idea di condividere un progetto comune che io vi ho messo in evidenza un momentino, quali sono le cose che vogliamo portare avanti, e vedete come si parla di cooperazione, e qui siamo un po' spostati sulla lingua. Non che io non voglia dare importanza alla lingua, ci mancherebbe altro, per farvi capire come siamo aperti, come giusto che sia, a cooperazioni diverse, con significati diversi, con contributi diversi da parte degli atenei che partecipano, per cui ci sembra importante e opportuno sottolineare anche questo. E adesso parlo di un'altra cosa, che secondo me è importante nell'interazione con gli atenei che danno sul Mediterraneo, che è un po' il concetto di quello che dovrebbe essere quelli che sono i principi più importanti e le discipline più importanti che secondo noi i nostri ragazzi, che siano a Cagliari, a Tunisi, a Sassari o a Palermo, dovrebbero portare avanti condividendoli. E non è un caso che io parli di creatività come mestiere del futuro. Ci tengo molto a sottolineare questo aspetto, perché è un aspetto che viene spesso dimenticato, e non solo. Ci sono delle false comunicazioni, non fatte apposta per dire bugie, ci mancherebbe altro, ma che seguono dei processi mentali e delle elucubrazioni, possiamo dire, che hanno un bias di partenza, e perciò il risultato finale, che apparentemente sembra giusto, in realtà è del tutto scorretto. E adesso vi dico con esattezza di cosa sto parlando e vi dico che cosa sto contestando in maniera importante. Allora, questi sono dei concetti, guardate bene, che fanno parte ormai del senso comune, cioè il mondo intorno a noi sta dicendo: guardate che il futuro è dei mestieri creativi, il futuro non è necessariamente della matematica e della fisica. È importante quell'aspetto, ci mancherebbe altro, perché si sta andando verso una realtà che è quella della robotica, e lo sapete molto meglio di me, ma quella realtà avrà sicuramente bisogno di persone preparate, sia di scienziati che cercheranno di portare avanti sempre più queste scoperte e di creare sempre più queste realtà, ma la ricaduta sul mondo del lavoro è una ricaduta che tutti noi vedono con molta preoccupazione. È vero, per alcuni mestieri ripetitivi, mestieri banali, importanti, ci mancherebbe altro, tutti di rispetto, ma banali, mentre i mestieri che hanno necessità di creatività sono quelli che sono insostituibili. Ed è incredibile che in una realtà come quella italiana si tenda a togliere spazio e a togliere contenuti proprio a questo tipo di mestieri. Ecco, è un qualcosa di inspiegabile nel momento in cui, per una volta, casualmente, quello che abbiamo fatto finora
potrebbe essere l'inizio di una base di un futuro migliore per quanto ci riguarda, noi decidiamo di fare tutt'altro, di diminuire il periodo di studio nei licei classici, di mettere i numeri chiusi nelle facoltà umanistiche, eccetera, eccetera. Allora, sotto questo aspetto stiamo sbagliando, perché le statistiche e gli esperti mondiali su certi argomenti ci stanno dicendo: guardate, è già tutto scritto, si vede già. Per cui non andate indietro sulla cultura umanistica, mantenete la potenza che avete avuto fino adesso, mantenete l'impegno che avete avuto fino adesso, perché siamo ormai in ritardo per avere noi i creatori di robotica. Avremo noi le persone in grado di gestire queste cose, ma di scoprirle lo faremo anche noi, però non è quella la corsa che dobbiamo fare. La corsa che dobbiamo fare è quella di mantenere il livello culturale più alto possibile nelle nostre realtà. E con i colleghi del Nord Africa, ragionare con loro e portare avanti un percorso del genere insieme con loro. Proprio perché, vedete, quelle che sono le previsioni, no? Che ti dicono che molti lavori, questo è un lavoro fatto da colleghi dell'Università di Oxford, non gli diamo il significato di no, è un verbo, no, è un'analisi che viene fatta con certe basi culturali e noi ovviamente gli dobbiamo dare la giusta importanza, ok? E perciò dobbiamo ragionare su cosa dobbiamo effettivamente cambiare e come dobbiamo cambiarlo. E quello che mi viene spontaneo è dire che la parte umanistica la dobbiamo potenziare, non la dobbiamo diminuire. E perciò questo, vedete, c'è anche un aspetto legato al prendersi cura degli altri, a quella che è un percorso legato alla salute e al benessere, che vede il contatto umano, che vede l'interazione, che vede un percorso legato proprio a qualcosa che, per quanto ci vogliono dire che anche un robot ha un'emozione, la amigdala non ce l'ha. Io faccio neuroscienze, ragazzi, di cui abbiate pazienza, se non c'è il sistema limbico l'emozione non c'è, è inutile che uno mi dica ah no, aspetta che te la tiro fuori, è molto complicato, per non dire impossibile. Per cui su questo aspetto direi che è fondamentale cercare di portare avanti il percorso. Adesso io ho finito le slide, però voglio dare altri due concetti, magari se volete accendere la luce, perché non ho fatto tempo, ce ne avevo le slide ma non ho fatto tempo a metterle nella... Allora, una delle cose fondamentali, la prima cosa che vi dico è la... Non sapete, chi ha seguito la mia campagna elettorale sa che mi piace un signore che si chiama Monet. E vi dico che cosa lui disse quando, aspettate se lo ritrovo, ecco qua. Allora, Jean Monnet disse che se fosse stato possibile ricominciare il processo di integrazione, lui sta parlando di Europa, ma il concetto assolutamente percorribile per quanto riguarda la cooperazione della realtà che danno sul Mediterraneo, così diverse tra loro anche dal punto di vista della base culturale, della tradizione e del livello di conoscenza, lui dice avrei preferito partire e ripartire dalla cultura piuttosto che dal carbone e dall'acciaio. Ecco perché il discorso di cooperazione a livello culturale tra le nostre realtà, le realtà del Nord Africa, le realtà della Corsica, sono la base di un percorso di crescita comune. Monet si era reso conto, questo è il mio commento, che quello culturale era il primo, più importante e principale collante tra popolazioni e realtà diverse. E se voi date uno sguardo a quello che sta succedendo adesso in Europa, vi rendete conto che è proprio l'aspetto culturale quello deficitario, e ce ne parla troppo poco. E in questo gli scambi tra studenti, gli scambi tra docenti, il conoscersi,
l'affrontare degli argomenti culturali in comune è di fondamentale importanza perché ci possa essere una cooperazione valida di crescita e di rispetto reciproco, indipendentemente dalla linea di partenza. Ecco, io credo che, l'ho fatto anche troppo lunga, avevo un sacco di altre cose da dirvi, ecco no, però una cosa ve la dico. Qualcuno, non so se avete seguito, qualche giorno fa è venuta fuori questa cosa che metteva in relazione il fatto che in Italia non si trova lavoro col fatto che sono troppi i ragazzi che si laureano nelle materie umanistiche, artistiche, giurisprudenza, economia, eccetera. Io sono rimasta un attimo basita, non so come si traduce, preoccupata, mi sono preoccupata e ho detto, oh, com'è che questo concetto non ce l'ho? Mi manca qualcosa, da rettore io non mica posso perdermi un fatto del genere. Allora sono andata a vedere cosa avevano fatto questi colleghi della LUIS. Questi colleghi della LUIS hanno preso gli argomenti dell'OCSE e li hanno messi insieme secondo una loro personale valutazione. Non è quello che dice l'OCSE. Molto importante questo, perché stiamo parlando di quei condizionamenti e badate che è fondamentale che tutti quanti noi capiamo che quello che dobbiamo fotografare non è l'oggi, ma è il futuro. Quello che noi dobbiamo dire che si dovrà fare non è quello che stiamo facendo oggi o che ci potrà dare un risultato l'anno prossimo, ma è quello che succederà negli anni futuri per dare delle risposte valide ai nostri ragazzi e per metterli insieme con i colleghi, per esempio, dell'Università di Tunisi o di Palermo o di Sassari, questi concetti e costruire una base culturale solida, condivisa e che è l'unica che nella realtà delle cose ha fatto crescere il mondo e continuerà a farlo crescere, che ne dicano i nostri colleghi sparati sulla parte matematica e fisica, con cui peraltro ho un ottimo rapporto, mi piacciono, sono materie importanti, affascinanti, ho sempre detto che la fisica teorica praticamente è filosofia e per cui sotto questo aspetto i punti di contatto sono tantissimi, attenti a non eccedere laddove i concetti che stiamo portando avanti da 400 anni all'Università del Sud di Cagliari sono concetti validi, prima di buttarli andiamo a vedere e a capire cosa succede nel tempo, perché non sono concetti che sono rimasti i principi che continuano ad esistere perché c'è qualcuno che foraggia il fatto che debbano continuare ad esistere. Esistono perché sono il continuo di una società in crescita che vuole crescere in maniera consapevole e critica e che vuole cooperare con culture apparentemente diverse, ma che in realtà hanno la stessa voglia e lo stesso desiderio di condividere percorsi. Scusate se ho fatto un po' lunga, ho finito qua. Grazie.